Polifemo è una trasmissione di strada e da strada perché raccoglie le istanze dei cittadini, dei lavoratori in modo particolare, per cui dismessa la giacca e la cravatta, eccomi qui con un semplice giubbotto. Piove anche, ma le esigenze dei lavoratori sono al primo posto. Siamo con Salvatore Stasi in rappresentanza dei Cobas. Rischi pesantissimi per quanto riguarda i lavoratori, i dipendenti delle ditte di pulizia dell'AMAT, le ditte che svolgono il servizio di pulizia all'interno dell'AMAT. Si starebbe presentando un nuovo bando simile a quello di qualche anno fa, un bando che in buona sostanza comporterebbe o la riduzione del monte ore o addirittura il taglio proprio delle unità lavorative. Su questo rischio Polifemo si è soffermato da una decina di giorni, è stato investito della questione l'assessore alle politiche del lavoro Francesco Cosa, il quale a parole aveva detto di volersi interessare del problema, però sta di fatto che né Cosa ha dato risposte al sottoscritto, ma questo è secondario. L'aspetto più grave è che interessato, cointeressato dai Cobas, voi l'assessore Cosa, voi il sindaco Stefano, voi l'AMAT, il presidente dell'AMAT, a tutt'oggi non ci sono state risposte. E per continuare il silenzio, in consiglio comunale non erano presenti né Stefano né Cosa, motivo per cui la vostra richiesta, Stasi, rimane così carta morta in un cassetto, sepolta in un cassetto. Sostanzialmente è tutto esatto quello che hai detto, aggiungerei alcuni dati che sono, come posso dire, sintomatici, perché questo bando di gara prevede 24.000, un monte ore di 24.000 ore annue, a fronte del fatto che attualmente i lavoratori ne sviluppano 44.000, tutti necessari peraltro, come il tempo ha ampiamente dimostrato da questo punto di vista, ma già il fatto stesso che un paio di anni fa, diciamo, con le stesse caratteristiche era stato presentato, poi avevamo avuto un incontro un anno e mezzo fa circa, febbraio del 2015, dopo una forte protesta dei lavoratori, con il sindaco e il signor Poggi. In quella sede il sindaco aveva preso un impegno politico, come dire, che nessuno avrebbe avuto, né sarebbe andato a casa e né avrebbe avuto tagli, diciamo, orari. Da allora infatti quella gara, come dire, è andata su un binario morto. Improvvisamente un paio di mesi fa è riemerge. Sì, come l'araba fenice, improvvisamente viene di nuovo fuori con le stesse caratteristiche. Immediatamente abbiamo chiesto incontro, insomma, no? Come dire, a chi di competenza, in questo caso il proprietario, che è il comune di Taranto, nelle persone di Stefano e dell'assessore Cosa, ovviamente anche per quanto riguarda l'AMAT, ma da allora sono passati una quindicina di giorni oramai, non abbiamo avuto nessunissimo. Anche contatti via sms con Cosa, nulla. Assolutamente. La beffa finale: in consiglio comunale non è presente nessuno tra Cosa e Stefano, l'unico che ha avuto un piccolo contatto con voi è stato l'assessore di Gregorio, che però ovviamente non è assessore a ramo, si occupa di ambiente. Infatti esattamente, perché stamattina, considerando che c'era il consiglio comunale, si era sperato nella loro presenza. Provato a contattare anche telefonicamente, come dire, assolutamente assenti, ecco. E il problema resta di una gravità assoluta. Ecco, l'aspetto più preoccupante è che, ripeto, si cerca di instaurare un dialogo. Attraverso il dialogo in ogni modo si cercano di evitare quelle forme estreme di sciopero, di occupazione di strade, del ponte girevole. Però quando il cittadino, quando il lavoratore le prova tutte e trova il silenzio assoluto, cosa deve fare? Infatti è questo il vero dramma, perché spesso non ci si rende conto che quando si scrivono dei numeri
Stiamo parlando di persone, di esseri umani, di famiglie, di gente che lavora da 20 anni nello stesso settore. E grazie a loro, se noi minimamente abbiamo un minimo di igiene all'interno dei pullman, sulle strutture dell'AMAT, ma di che cosa parliamo? Quando uno scrive un monte ore, ma si è mai reso conto in che condizioni arrivano i pullman là? Quanto tempo, quanto lavoro ci vuole per lavarli? Pensiamo solo, senza scendere purtroppo in dettagli veramente che non si possono dire in televisione, di ciò che si trova sui pullman. Io li ho visti, che l'ho visto cosa trovano questi lavoratori, ma pensiamo solo anche un minimo di pioggia, tutto infangato. Questi vanno, cioè, vanno tirati a lucido, perché ci andiamo noi, ci vanno i nostri figli. Perché il cittadino paga il biglietto, appunto, e quindi vuole un servizio dignitoso. Appunto, quindi non è solo che sembra quasi una questione assistenziale il fatto di dire, eh no, ma sai, questi oramai ci lavorano, che fai, le mandi a casa? No! È sicuramente un problema fortemente sociale, perché fino ad oggi tutti questi lavoratori si sono serviti a dare un servizio come si deve. Cioè, oggi tu fai un conto sulla base di cosa? Cioè, qual è l'elemento reale che tu hai sperimentato sulla tua pelle, per oltre al fatto che io non posso dimenticare che c'era un impegno politico che lo Stato non viene mantenuto. Allora, cosa è questa incapacità amministrativa, troppo mano libera, menefreghismo, cioè, non lo so. No, ma oltretutto poi il sindaco detiene la delega alle partecipate, esatto, e quindi l'AMAT e l'AMIU sono partecipate. A questo punto l'amministrazione comunale non può dire no, ma l'AMAT non mi riguarda, perché il presidente, il CDA di AMIU e AMAT viene nominato dal sindaco, non dallo Spirito Santo. Esattamente, cioè qui c'è, non solo questo, solo il sindaco alla delega, quindi non c'è un assessorato alle partecipate, ma solo il sindaco alla delega, attenzione, è responsabile dell'igiene pubblica per legge. Se c'è un problema di igiene pubblica, faccio un esempio, forse sì, il primo proprio responsabile della sanità, assolutamente, tu sai benissimo, no, per esempio, che c'è stato un sindaco di Taranto, e l'ha fatto, poi, come dire, ha lasciato perdere, che ha bloccato l'Ilva anni fa, perché proprio rispetto al problema della salute dei propri cittadini, lui è il primo responsabile, è l'assessore alle partecipate, lui stesso, e poi soprattutto quello è una cosa di tua proprietà, per quanto possa avere una struttura propria da un punto di vista amministrativo, ma è di tua proprietà, cioè i soldi sono, non sono di un privato, sono esattamente i soldi pubblici con i quali noi paghiamo le tasse. Se le conseguenze devono essere mandare a casa il 50% del personale o ridurre orari che al massimo sono a 5 ore giornaliere, io dico che siamo nella follia. L'aspetto, ripeto, già grave, piove sul bagnato, è il caso di dire che a Taranto si fa tanto per salvaguardare anche poche decine di posti di lavoro, e qui o tagliamo le ore di lavoro o tagliamo addirittura i posti, e stiamo parlando, parliamoci chiaro, di stipendi da fame, non è che stiamo parlando degli stipendi dei top manager, ma la cosa che più mi fa soffrire, penso faccia soffrire tutti, è questo silenzio assordante dell'amministrazione. Poi ci lamentiamo che monta l'antipolitica, ma se il cittadino, il lavoratore, in maniera civile, democratica, garbata, vuole una risposta e si vede proprio ignorato completamente, dovrei usare qualche espressione molto ma molto più volgare, traete voi le conclusioni. Noi Stasi, come organo di informazione, come Polifemo, come responsabile, io e il mio staff saremo sempre al servizio di questa giusta causa, e quindi aggiornateci sugli sviluppi. Assolutamente, perché si tenga presente che oggi era l'ultimo giorno per la consegna delle buste, delle offerte per la gara, non so cosa accadrà nelle prossime ore, a questo punto potrebbe accadere veramente il di tutto e di più, anche contro la volontà mia e la volontà di tutte le lavoratrici e i lavoratori. Anche perché questa è un'emittente libera, la mia è una trasmissione libera, e Stasi, lei potrà confermarlo, questi spazi sono assolutamente gratuiti. Assolutamente sì, no, questo... Da altre parti, in qualche altra emittente, per esporre, per avere uno spazio, mettiamola così, ci sono anche richieste, lecite per carità, di 200 euro per un quarto d'ora. Valutate voi, qui c'è la democrazia e la libertà di parola, altrove
ci sarà anche, ma per dire, per avere uno spazio bisogna pagare. Qui con Polifemo l'occhio di abate ciò non avviene. E in quest'ottica poi, ora proprio per cogliere, per avere un rapporto diretto con le istituzioni, per dire la propria, ecco una serie di pillole di sportelli del cittadino dove si parla di varie argomentazioni, abbiamo parlato, affronteremo il tema del bullismo, ma anche segnalazioni così che il cittadino, l'uomo della strada ci fa. Questo è il nostro spirito, non avremo grossi mezzi, non avremo grossi capitali, ma cerchiamo di fare un'informazione libera, una informazione vera, una informazione soprattutto sincera.